il lavoro di ferrovia è stato il mio primo vero lavoro, perché io facevo il conduttore, bucavo i biglietti, controllavo i biglietti sul treno. Subito ho finito la scuola, sono partito militare e nel frattempo avevo fatto domanda, spinto dai miei genitori a fare domanda nella ferrovia. C'era stato l'ultimo mega concorso forse nell'80, mi sembra. Praticamente io ho passato da studio militare. Appena finito il militare, il giorno dopo, forse ci ho avuto una settimana di congedo, di pausa, e subito da una divisa sono passato a un'altra divisa. E quindi è stato tutto. Non ho avuto neanche il tempo di pensare a quello che stavo facendo. Scuola, militare, lavoro. Sembra perfetto, no? Non c'è. Ma è così che deve essere, in questa società. Non è che devi pensare tanto, devi lasciarti andare, quello che ti propongono, devi prenderlo. E va tutto bene. Cioè, se tu fai così, ti ritrovi a 65 anni, pensionato, e non hai fatto un cazzo nella vita, però. Era un lavoro anche piacevole per certi versi. Dava molto tempo libero e ti dava anche la possibilità di viaggiare gratis, di conoscere tanta gente. Diciamo che però dopo 3-4 anni di lavoro mi sono cominciato a chiedere che forse non era la vita che volevo fare e mi sono reso conto che non valeva la pena di stare lì a sprecare la vita. Mi spiace per i colleghi che lavorano ancora, che incontro ancora. Però per me sentivo che non mi dava niente come lavoro. Cioè anche il tempo libero era condizionato dal tempo occupato, dal lavoro, perché ero costretto sempre a stare nei tempi che mi dettava il lavoro. Mi sembrava un po' di non vivere. Ho lavorato circa 8 anni e mi sono licenziato esattamente nel 92, quindi sono adesso 18 anni. Dopo, diciamo, 6-7 anni di riflessioni, eccetera, eccetera, mi sono licenziato dalla ferrovia, da un lavoro che era considerato un lavoro sicuro, un lavoro che ti dava tutte le sicurezze per vivere in questa società, e io ho deciso di licenziarmi. Allora, dopo quasi 15 anni, in cui comunque questa scelta me la sono portato dietro e naturalmente mi ha condizionato tutta la vita, ho deciso di scrivere un libretto che spiegasse le motivazioni, da una parte per spiegare le motivazioni di questa scelta e dall'altra parte per due motivi principali. Uno, volevo scrivere una specie di produrre una sorta di antidepressivo, perché sentivo che intorno a me c'era abbastanza scoramento, la gente non sapeva più che pesci prendere. La gente non, noi non stiamo bene, la gente intorno a me, gli amici, sento che non stanno bene, che non stavano bene, allora volevo produrre qualcosa che potesse combattere questa depressione. E dall'altra, siccome per tutti questi anni questa scelta me la porto dietro diciamo che mi pesa anche, perché sono sempre costretto a spiegare, a dare delle motivazioni, a far capire agli altri cosa, perché e come. E ho deciso, scriviamo questo libretto che può servire anche per dare un taglio, per finirla questa storia, chiudere un capitolo della mia vita e ripartire.
Allora, dal 92 cosa ho fatto? Oh, non cazzi. Non fumo, non mi drogo. Ah, prima dovrei toccarmi le palle perché ho deciso, prima di iniziare a parlare di me è sempre meglio toccarsi le palle. Allora, nel 92 cosa... Io beh, naturalmente la prima cosa che ho pensato è che non potevo andare a cercarmi un altro lavoro fisso, perché l'avevo appena lasciato. E allora mi sono comprato un decespugliatore e ho deciso che dovevo trovare da fare, cioè dovevo darmi da fare in prima persona senza aspettare che qualcuno mi offrisse del lavoro. Piano piano ho fatto un percorso dalla città, quello che può essere Imperia. Mi è venuto automaticamente naturale piano piano spostarmi verso la campagna che mi dava maggiore libertà. Penso che per la scelta come per la vita per come la vedo io, per me l'unico modo di vivere in una maniera più in maniera parzialmente libera sia quella di spostarsi ai margini di questa società. E questa è come stavo pensando l'altro giorno che mi viene l'immagine di un fiume. C'è questo adesso sono ieri sono andato giù a vedere, siccome ha piovuto tanto, sono i torrenti che sono belli carichi e si vedono nei torrenti quando specialmente quando c'è, come adesso c'è tanta acqua, si vedono come delle piccole anse che si creano. E allora ho pensato, la mia vita è un po' cercare queste anse in cui ti fermi e anche giri, continui a girare lì, oppure si crea un piccolo stagno, però riuscire a non farsi prendere da questo flusso in cui si va avanti così perché sei portato, non ti fermi un attimo a pensare a quello che fai. E quindi la mia è sempre una ricerca di queste ansie che poi il fiume ti ripiglia, ti porta via, poi ritorni, cerchi di uscire fuori, così. È un tormento. Io mi interessavo di autoproduzione, di autogestione, e quindi dall'autoproduzione di dischi, di musica, di libri in cui ero coinvolto in quegli anni, nel mio tempo libero, anche se ho cantato in gruppi punk, hardcore. Ho pensato che era logico interessarsi anche dell'autoproduzione alimentare e qui è una zona cui domina l'ulivo. E l'ulivo abbandonato perché la coltivazione dell'ulivo non ha, per vari motivi di ordine economico, ma non solo, è stato abbandonato dagli anni 70 in poi, 60 è stato abbandonato. Quindi qui si trova facilmente campagne che puoi riprendere in gestione senza pagare niente o comunque dando una piccola parte della produzione, oppure addirittura senza dare niente, perché ci sono tanti tedeschi che abitano qui e che hanno bisogno di gente che gli gestisce la campagna. Mi sembra la scelta più logica da fare. Ho fatto proprio una scelta come di principio, sperimentando un'idea che è quella di non cercare proprio il lavoro. Cosa ha detto? Cosa si mangia all'interno di una famiglia è un atto di potere, è un atto d'amore se amore c'è. A proposito di potere casalingo, uno dei commenti più recenti lo definisce oltre la crosta del femminismo indagando il femminile. Io appartengo alla generazione che aveva deciso che doveva liberarsi dai fornelli, che significava mangiare. Non c'è più nessuno, a parte qualche tedesco, qualche turista così romantico che ti chiede di fare un muro a secco. Probabilmente ci sono anche motivazioni simboliche
sensate. Forse un muro in cemento dura anche più di un muro a secco. Si fa anche prima a farlo, forse. Però, secondo me, fare un muro a secco, cioè fare materialmente un muro a secco ti porta, ti dà delle cose che un muro a cemento, no? Adesso non voglio parlare. C'è una differenza sostanziale tra fare un muro a secco e un muro a cemento, non solo manualmente, tecnicamente, ma anche l'approccio mentale che tu ci metti, che tu ci devi mettere. Come fare un muro a mattoni, sono un mattone dietro l'altro, tu non devi pensare, devi solamente prendere cemento, mettere i mattoni, anche un muro a cemento con le pietre è la stessa cosa alla fine. Invece fare un muro a secco necessita di concentrazione, devi conoscere delle tecniche per incastrare le pietre. Mi viene da dire che certe volte faccio un muro a secco per mantenere la mente, come se ci sia sempre un bisogno di libertà in quello che faccio, qualcosa che mi faccia fuggire da un modo di pensare unico di questa società. Per me, riuscire a fare dei muri a secco significa educare la mente alla libertà. Cosa così. Invece quando vedo fare muri in cemento o coi mattoni, no, io penso che tutto contribuisca alla tua formazione, cioè da quello che mangi a quello che leggi, a quello che scrivi, a quello che vedi, ma è quello che fai. Naturalmente. E quindi è bello, cioè, riscoprire, occupare il tempo in attività artistiche oppure lavori che necessitano di una parte creativa, che quando lo finisci dici: cazzo, sono contento, non. Quando vedo un muro in pietra fatto senza cemento, vedo l'acqua che ci passa dentro, le piante che ci crescono sopra, e quando cadono vedo che un muro può cadere perché la vita è fatta così, perché si vive e si muore e poi si può ricostruire. Vedi, una cosa che mi dà fastidio è che qua hanno costruito un parco giochi per bambini a 12 km dal mare, quando i bambini potrebbero giocare nella piazza. Devono metterli dentro questa gabbia 5x5. Mi sembra assurdo. Ho sempre avuto il bisogno di esprimere quello che sono, di farlo vedere agli altri, oltre che a me e agli altri, non so, può essere considerato quasi un po' esibizionismo, però secondo me c'è bisogno di fare vedere cosa c'hai dentro, più possibilmente in profondità quello che c'è dentro agli altri. Non ne parlo tanto volentieri, però non so come mai. Devo dirlo, i gruppi punk in cui ho cantato in tre gruppi, 102 Truffe, che è stato il mio primo gruppo, che tra l'altro poi ti posso far sentire qualcosa. Poi un gruppo che si chiama Contrasto e poi un altro Mondo Fantastico. Quando ti rendi conto a distanza di anni, te ne rendi conto più facilmente che quello che facevi aveva una profondità, una forza che ti dava molto a te, ma ti dava anche molto anche a altre persone. Cioè, diciamo che cambiava un po' la vita,
di chi ascoltava, un pochino, voglio dire, non è che trovo gente ancora che mi chiede di quei tempi, di quello che provavano loro a vedere, a sentire, perché in quel senso lì era fondamentale. Secondo me non fa tanto bene alla lunga ascoltare certi volumi con la musica lì. E quindi il fatto non era solo andare in giro a suonare, che era la cosa più bella, ma bisognava provare in una stanza 4x4 e stare tutta la sera. E io a un certo punto sentivo che mi faceva male. E quindi ho deciso che era meglio cambiare modo di esprimere, trovare un altro modo per esprimere, più o meno cercare la profondità di quello che stavo facendo in altri mezzi espressivi. E piano piano, e poi ho trovato, diciamo, ho provato il teatro con Living, ho cercato di andare, sono andato subito a cercare il Living Theatre. E con loro ho scoperto che si può usare il corpo in una maniera meno superficiale del teatro ufficiale. E poi ho scoperto il Buto, che è addirittura ancora più. Ho scoperto che si può fare il cantante hardcore senza urlare, anzi, senza proprio usare le parole. Infatti, una delle primissime performance che avevo fatto da solo, gente che mi ha visto ha detto: "Ma sembrava di vedere 102 truffe senza gruppo." In effetti facevo la stessa cosa. Per me Buto è far uscire quello che non si può far vedere e mostrarlo. Trovare gli ambiti, i momenti in cui avere questa possibilità riguarda sempre la libertà di vivere, che significa esprimere più possibilmente totalmente quello che sei, quello che vuoi, quello che hai dentro. C'è chi parla, che associa la parola felicità all'illuminazione, per esempio, e poi associano la parola illuminazione al benessere, a stare sempre in forma, sempre bene, sempre allegro. Ma mi sembra una grande stronzata. L'infelicità ha lo stesso diritto di esserci che la felicità, secondo me. E perché dare così importanza alla felicità? Non è importante la felicità, è più importante la libertà come concetto. Che, come dicevo, la libertà che non è
Può essere anche, possono essere cose bellissime, ma cose anche tremende alla libertà. L'unica certezza è la precarietà, urlavano in negazione una quindicina di anni fa, e avevano ragione. Quello che posso fare è cercare di continuare a barcamenarmi alla bella e meglio, sicuro solo di una cosa, e cioè che ci sia bisogno di un'altra società, di un altro posto in cui vivere, un posto dove si abbia il diritto non scritto di potersene stare a far niente, ma dove sia anche urgente darsi da fare. Questo posto non lo possiamo andare a cercare su un altro pianeta, almeno per adesso, quindi questo posto non può che essere qui, adesso, da qualche parte.